Con Vizzi Pio si è divertito, commissario. Si è divertito a dare un talento immenso a un uomo da poco. Ah, commissario, per fortuna che siete arrivato! Che tragedia, che tragedia! Io ci terrei a dire che mai, mai, mai nella storia del San Carlo una tragedia del genere. Calmatevi. Tutto attorno una folla variopinta di pagliacci, popolane, arlecchini, colombine, colombine, popolane, pagliacci, colombine, arlecchini, colombine. Chi ha sfondato la porta? Io, rispose un uomo da... Io? Aveva studiato giurisprudenza e poi era entrato in polizia. L'unico modo gli era sembrato per alleggerire quel peso. Nel mondo dei vivi, per seppellire i morti. Cominciamo con voi. Giuseppe Lazio, avete detto. Signor sì, Giuseppe Lazio, sono il direttore di scena. In pratica tutto quello che riguarda l'organizzazione del palcoscenico è sotto la mia direzione. Maestro, aveva le sue debolezze. E chi è che non le ha? Commissario, io tutto quel sangue, tutto insieme, non l'avevo mai visto. Ti piacevano le donne? Sì, soprattutto quelle degli altri. Quando aveva da fare mi congedava, così, semplicemente. Non aveva amici. Non frequentava nessuno. Non usciva mai la sera. Non aveva una donna. La sua famiglia si esauriva con la vecchia Tata Rosa. E poi lavorava sempre fino a tardi, isolato dal resto dei colleghi. I superiori ne temevano le capacità straordinarie di risolvere casi indecifrabili. I sottoposti lo temevano. I più superstiziosi, e in quella città non erano pochi, intuivano qualcosa di naturale nelle sue soluzioni. Come se procedesse all'inverso. Che nessuno si muova di qua, fin quando non avremo finito. Ma io ne provvedo. Nel camerino, il finestrone era aperto, a lasciare entrare spifferi di aria fredda. Il cadavere sedeva davanti allo specchio, frantumato, vetro dappertutto. Poggiava la testa sulla mensola. Dalla gola, sulla destra, spuntava un grosso frammento di specchio. Ricciardi sentì cantare, a voce sommessa. Tiene una voce d'angelo. La figlia mia è questa. Io la faccio mangiare e la lavo. Perché con voi non funziona allo stesso modo che con gli altri? Luigi Alfredo Ricciardi vedeva i morti. Non tutti, non a lungo. Solo quelli morti violentemente. Per un periodo di tempo che rifletteva l'emozione dell'ultimo pensiero. Il fatto gli aveva insegnato che la fame e l'amore sono all'origine di ogni infamia, le ritrovavi in ogni delitto, una volta eliminati gli orpelli, la fame o l'amore. L'amore finisce.